L'Olimpica Basket perde in casa contro Nardò in gara 2 dei quarti di finale della Serie C Silver con il punteggio di 102 a 60. La partita è in mano alla formazione neretina di Davide Olive sin dai primi minuti, ma nel corso del primo quarto i ragazzi gialloblu con Alvisi, Morrisi e anche con Malpede arrivano fino a meno 1, 16 a 17, chiudendo il primo quarto con 8 punti di distacco dagli ospiti che comunque dominano la partita anche con un livello di gioco sicuramente più qualitativo. Non è da meno, non soltanto gli unici superstiti, Morresi, Alvisi e Malpede, ma anche il settore giovanile con i ragazzi che schierati da Giovanni Gesmondo nell'ultimo quarto fanno valere comunque la loro prestazione. Si chiude così una stagione tra vicissitudini varie ed infortuni che hanno cambiato radicalmente quello che erano le originarie ambizioni dell'Olimpica. La salvezza raggiunta era il minimo indispensabile. La vicenda tesseramenti, poi arrivata a scopo ritardato, si poteva anche evitare. Si partirà con qualche certezza ed un gruppo di giovani con un futuro tutto da scrivere per la prossima stagione. Intenso l'applauso che la tifoseria ha riservato ai giocatori a fine gara. Un po' di commozione è scesa e adesso si pongono le basi per un futuro che sia più roseo rispetto alla stagione appena conclusa. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport Nando Di Leo, Cirignola, Foggia.